Si fa sempre più strada l'ipotesi del suicidio per lo schianto dell'aereo contro il grattacielo Pirelli a Milano. Il pilota Luigi Fasulo era coinvolto in un traffico di riciclaggio di denaro e poco prima di partire da Locarno aveva denunciato alla polizia di aver subito una truffa colossale. Martedì alla presenza del presidente Ciampi, i funerali delle due dipendenti della regione Lombardia e il sindaco di Milano Albertini chiede che vengano riviste le norme di sicurezza per il traffico aereo sopra le città. Triangolazione di assegni, usura e truffa. Improvvisamente l'inchiesta sull'aereo che giovedì ha centrato il Pirellone si intreccia con un giallo internazionale. Accantonata l'ipotesi dell'attentato, ora si indaga in due direzioni: quello dell'incidente legato a un malore, tesi che verrà verificata la settimana prossima con l'autopsia, o il suicidio plateale. Per quest'ultima pista la squadra mobile di Milano ha trovato un forte movente, quello dei problemi finanziari. Fasulo, indagato nei mesi scorsi in Italia per usura, faceva il cambio assegni. Riscattava cioè in contanti in cambio di una forte percentuale degli assegni. Era noto nell'ambiente e avrebbe subito un mese fa una clamorosa truffa. Con un giro di buste e cassette di sicurezza in Austria di trafficanti russi, a Luigi Fasulo è stato portato via 1.750.000 euro. A capo di questa banda ci sarebbe un italiano, Sergio Landonio, arrestato ieri a Nizza. I rapporti con Landonio e con altre persone su cui stiamo facendo accertamenti fanno pensare che era coinvolto in questa attività di truffa e di riciclaggio di denaro. Fasulo, poche ore prima di morire, era andato alla questura di Como per tentare di denunciare la truffa milionaria che aveva subito. Un danno economico che potrebbe essere un movente per il suicidio, anche se i suoi amici lo descrivono tranquillo, prima dell'ultimo volo. Eppure, vista la traiettoria dell'aereo che ha centrato in pieno il Pirellone, anche il presidente Lombardo Formigoni ipotizza la collisione volontaria, mentre la polizia sembra escludere l'eventuale sabotaggio. Se lo si voleva far fuori, c'erano 10.000 modi meno eclatanti, voglio dire.